Soppa di Martello. Dopo un Halligalli, il cantante cantava in francese, perché allora sapere il francese significava, ma lui non lo sapeva, però cantava in francese, imitando i grandi cantanti francesi che ci avevano preceduto, delle cave esistenzialiste. Infatti si vestiva tutto di nero, scarpe nere, pedalini neri, calzoni neri, mutande presumibilmente nere, maglione nero di quelli che finiscono qua. Però essendo un imitatore, come tutti gli imitatori, imitando esasperava un po', e lui c'aveva il maglione e il collo gli finiva qua, un callo, e cantasse lo tirava giù, preparava. Questo succedeva verso le 2:20, fra le 2:20 e le 2:15, alle 2:18 il cantante italiano cantava alla francese, l'occhio de bove, noi chiamavamo l'occhio di bue, l'occhio de bove, la sigaretta, perché diceva che mai visto un cantante francese che fumava la pipa, o il sigaro, mai visto. S'atteggiava un po', si preparava, sguardo piacionico. Piacionico sarebbe acchiappesco. Si preparava, diciamo. Come a dire, poi te strumo. Strumo è un francesismo, non so se tutti possono. Francis. E comincia. Numero un perché. Me romper ca, me romper ca, me romper ca.